Ora la senatrice Rauti illustra l'interrogazione numero 2730 concernente la base logistica dell'aeronautica militare negli Emirati Arabi Uniti. Prego, senatrice. Grazie Presidente. Ministro, il 2 luglio scorso siamo stati costretti ad abbandonare la base aerea interforze di Al Minhad negli Emirati Arabi Uniti, operativa dal lontano 2000-2002. Una base che è sempre stata necessaria per il supporto delle nostre missioni in Afghanistan, missione appena conclusa, delle nostre missioni nel Corno d'Africa, in particolare in Somalia, ma anche nelle missioni in Kuwait e in Iraq, perché quella base ha sempre assicurato un appoggio operativo e logistico, anche per la sua posizione strategica nello scacchiere più generale medio orientale. Ha sempre garantito il trasporto di personale e di mezzi per i nostri contingenti nazionali impegnati appunto nelle missioni. È quindi, credo, di tutta evidenza la gravità e di questa ricaduta, di questo sfratto sugli aspetti operativi, logistici, tattici e strategici, perché si tratta, ministro, di un'area geopolitica di fondamentale importanza, essendo, come lei saprà, la base emiratina è l'unica in grado di supportare le missioni italiane nell'area. Aggiungiamo anche che questa determinazione prepotente del governo emiratino appare come una ritorsione a seguito di alcune decisioni del governo pro tempore Conte II, ovvero quelle di revocare talune commesse e forniture di carattere militare. Non entro in questo argomento che non compete la difesa, ma è evidente, e questo invece riguarda anche la difesa, che c'è una situazione di crisi, di tensione diplomatica e politica tra il nostro paese e gli Emirati. Questo potrebbe anche compromettere la nostra partecipazione col pattugliamento marittimo nello stretto di Hormuz, che ha bisogno di quell'area come base. Allora, Fratelli d'Italia chiede di sapere fondamentalmente tre argomenti. Intanto, se lei non ritenga che questa vicenda abbia danneggiato gravemente l'immagine dell'Italia a livello internazionale, la sorte vorremmo conoscere di parte del contingente che è rimasto fuori dalla base, ma ad Abu Dhabi e ancora lì, quindi quale sarà il suo destino. Mi pare si tratti di 20 unità. Terzo e ultimo punto, non irrilevante, la sorte e il destino degli strumenti e dei materiali appartenenti alla difesa italiana e se si ipotizza in questo un danno erariale per lo Stato italiano, in quanto difficilmente tali materiali potranno essere recuperati. Grazie. Grazie. Il ministro della Difesa, onorevole Guerini, risponde all'interrogazione illustrata. Prego, signor ministro. Grazie Presidente. In merito al quesito posto dall'interrogante, come noto, le autorità emiratine hanno recentemente comunicato tramite l'addetto militare di Abu Dhabi la volontà di non estendere l'MOU tra il Comando Generale delle Forze Armate degli Emirati Arabi Uniti e la Difesa Italiana. Al riguardo, il Comando Operativo di Vertice Interforze ha disposto l'immediata esecuzione del rischieramento di tutto il personale, degli aerei e del materiale presente nella Forward Logistics Air Base di Al Minhad, riposizionando parte del dispositivo in Kuwait. In particolare, dei 142 militari in forza alla base, 79 sono stati rimpatriati, 40 sono stati rischierati in Kuwait per garantire la capacità di evacuazione sanitaria d'urgenza e il trasporto tattico, mentre 23 sono rimasti in forza all'ufficio coordinamento e transizione dislocato a Dubai con funzioni di nucleo stralcio. Nello specifico, questo ufficio sta assolvendo i compiti di chiusura delle pendenze di natura amministrativo-contabile, ivi comprese le procedure per il rilascio delle aree in uso al contingente nazionale presso l'aeroporto di Al Minhad. Nonostante il limitato preavviso ricevuto dalle autorità emiratine, è stato tecnicamente possibile rimpatriare e movimentare materiali sensibili, attrezzature, mezzi e velivoli. In particolare, sono stati riposizionati presso il sedime di Al Salem in Kuwait automezzi, gruppi elettrogeni, sistemi di comunicazione, armamento, materiale sanitario,
parti di ricambio dei veicoli e equipaggiamenti della linea volo e per le esigenze di manutenzione. In merito all'hangar manutenzione e ai moduli prefabbricati, alloggi, mensa e aree ricreative, nonché gli arredi, è tuttora in atto da parte del citato nucleo stralcio la definizione delle procedure tecnico-amministrative per la corretta individuazione della destinazione d'uso, non essendone stato tecnicamente possibile lo smontaggio e il rimpatrio in considerazione delle ridotte tempistiche disponibili. Le conseguenze della decisione emiratina sull'attività di rientro del contingente italiano dall'Afghanistan sono state pienamente superate grazie alla capacità del comando operativo di vertice interforze di adattare il piano di ripiegamento alla nuova situazione, utilizzando strutture alternative senza subire ritardi. Come ho già avuto modo di dire nel corso della mia audizione lo scorso 7 luglio in Commissione Quadrangolare Estera e Difesa, la Difesa guarda con attenzione alle azioni diplomatiche in corso per la ripresa del dialogo e la ricomposizione di positive relazioni con quello che rimane un pattern importante per il nostro Paese. Tali valutazioni e tale attenzione accompagnata da impressioni positive anche in relazione ai dialoghi che ho avuto con il mio collega emiratino. Ciò detto, non ritengo che questa vicenda abbia scalfito in alcun modo l'immagine delle Forze Armate italiane, anche per via della grande credibilità unanimemente riconosciuta alle nostre donne e uomini in uniforme, impegnati nel loro apprezzatissimo servizio in Italia e all'estero. Grazie signor Ministro. Ora in replica la senatrice Rauti per 2 minuti. Sì, grazie Presidente. Guardi Ministro, purtroppo siamo totalmente insoddisfatti della risposta, in quanto per quello che abbiamo sentito, molto lo sapevamo già, è stato infatti oggetto di alcune nostre interrogazioni rimaste peraltro senza risposte, ma soprattutto ci delude quello che non abbiamo sentito, ovvero il Governo non ha mai speso una parola di apprezzamento per il contingente che in meno di 2 settimane ha dovuto smantellare un'intera base, come quella di Al-Minhad, ha difeso e salvato i nostri materiali. E rispetto ai materiali stupisce sentire l'ipotesi di un riposizionamento in Kuwait, quando sappiamo tutti che l'attuale base in Kuwait, che è quella che adesso usiamo, non ha assolutamente le caratteristiche né logistiche né tecniche per essere né un aeroporto, come dire, equiparabile né una base equiparabile. Quindi mi sembra difficile immaginare che strutture anche come quelle, come l'hangar, come la mensa, come la palestra, stiamo parlando di 10 milioni di euro di materiali, possano essere messi tutti in una base molto più piccola. E ancora stupisce il fatto di ascoltare che questo non abbia leso la nostra immagine. Noi, Ministro, mi scusi, non è colpa sua, ma l'Italia ha subito un sonoro ceffone da questa storia, è perché è una ritorsione, è perché è una prepotenza, e non mi pare di aver letto né sentito una voce che abbia difeso il prestigio della nazione, difeso l'autorevolezza delle missioni internazionali, difeso l'interesse nazionale. Mi pare che ci sia la volontà di stendere un manto di silenzio, perché abbiamo perso non solo la base, ma me lo lasci dire, anche la faccia. È questo che noi abbiamo perso, Ministro, a livello internazionale. Grazie. Grazie, senatrice Rauti. Ora il senatore Gasparri illustra l'interrogazione numero 2729 concernente le iniziative per la commemorazione del centenario del Milite Ignoto. Prego. Grazie Presidente, a nome di tutto il gruppo e dalla Presidente Bernini volevo appunto interrogare, cogliendo questa occasione, il Ministro Guerini per sapere, premesso che il monumento del Milite Ignoto è dedicato ai ben 651.000 italiani caduti nel primo conflitto mondiale, in particolare a coloro dei quali non è stato possibile pervenire all'identificazione al fine di dedicare loro una degna sepoltura e riconoscimento con tutti gli onori, appunto in data 4 novembre del 2021, una data imminente, ricorrerà il centenario del Milite Ignoto. Un secolo dopo queste vicende, ovviamente in un contesto ben diverso, in un'Europa dove i valori della pace e della convivenza si affermano, tuttavia credo che sia doveroso ricordare in maniera adeguata questo evento. In occasione di un anniversario così importante in termini morali ed educativi, come sottolineato anche dal Presidente della Repubblica nel discorso di fine anno e come più volte ribadito
dal Ministro della Difesa anche in occasione dell'intervento sulle linee programmatiche del suo Ministero, la memoria e la consapevolezza della nostra identità nazionale ci aiutano per costruire il futuro. Il 7 luglio la Camera se n'è occupata di questa ricorrenza votando una mozione all'unanimità per appunto sottolineare l'importanza del centenario della traslazione del Milite Ignoto. Il viaggio fu un viaggio che coinvolse ed emozionò con il treno l'Italia intera, che lungo i binari accompagnava questo viaggio. E quindi l'indirizzo del Parlamento quindi è importante, e anche l'Aula del Senato credo debba fare proprio questo auspicio affinché questo solido momento, evento di comune sentire dell'identità nazionale sia celebrato in maniera adeguata. Quindi chiedo in conclusione di conoscere se e quali iniziative si stanno predisponendo per la commemorazione di questo evento, anche al fine di non disperdere il significato della memoria storica, quale patrimonio culturale e collettivo da trasmettere e diffondere anche tra i giovani, unitamente agli indefettibili obiettivi di educazione, formazione e partecipazione. Quindi, signor Ministro, vorremmo che anche il Senato fosse associato a questi momenti di celebrazione e conoscere le scadenze previste. Grazie, senatore Gasparri. Il Ministro della Difesa, onorevole Guerini, risponde all'interrogazione illustrata. Voglio esprimere particolare apprezzamento per l'occasione che mi viene data in questa sede di rispondere a questa interrogazione, condividendo in pieno le motivazioni poste alla base del meritorio indirizzo espresso in merito dal Parlamento e appena ricordato dal senatore interrogante. Sui simboli e sui loro significati non ci si può dividere, è anzi doveroso travasarne la forza unificatrice alle giovani generazioni, perché il messaggio che ci donano integra, rafforza e si armonizza con gli obiettivi di educazione, formazione e partecipazione che possono rendere proprio giovani gli attori protagonisti del ricordo di un passato nobile che loro tramite diviene futuro. Nel merito dei quesiti posti sono numerose le iniziative in cui la difesa svolge un ruolo da protagonista o di agenzia di coordinamento e supporto per consentire un quadro di pieno decoro agli eventi commemorativi. Esordirei con il progetto Milite Ignoto, Cittadino d'Italia, iniziativa ideata dal gruppo Medaglie d'Oro per il tramite dell'ANCI, sostenuta anche dal Consiglio Nazionale Permanente di AssoArma e dalla Confederazione delle Associazioni Combattentistiche Partigiane, che coinvolge le amministrazioni comunali per il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. A supporto sono impegnati il Commissariato Generale per l'Onoranza ai Caduti, nonché lo Stato Maggiore della Difesa e i comandi militari territoriali. Sono lieto di condividere con voi il raggiungimento delle prime 2.000 adesioni da parte dei comuni italiani. L'apertura delle celebrazioni si è già avuta lo scorso 1 giugno presso il Salone delle Bandiere dell'Altare della Patria, con un evento che ha visto una partecipazione qualificata, arricchita da intellettuali, giornalisti ed attori, oltre che di rappresentanti istituzionali. Nel mese di giugno una vettura militare storica, personalizzata con i simboli dell'anniversario, è stata impegnata nelle Mille Miglia, la corsa più bella del mondo, portando il simbolo del centenario nelle strade d'Italia, in un contesto prestigioso che ben gli si addice. A sottolineare il profondo valore culturale della ricorrenza e l'obiettivo di coinvolgere i nostri concittadini più giovani, lo Stato Maggiore della Difesa sta organizzando, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, un convegno storico sulla figura del Milite Ignoto, che sarà condotto in modalità streaming e utilizzando la realtà virtuale per una rappresentazione realistica dei contesti in cui queste vicende ebbero luogo. Inoltre, all'apertura del prossimo anno scolastico verrà indetto un concorso sul tema che coinvolgerà tutte le scuole di ogni ordine grado. Allo scopo di rendere idealmente omaggio ai milioni di soldati che dalle più remote località natie raggiunsero i fronti di guerra, il prossimo 28 ottobre partirà dalla stazione ferroviaria di Aquileia il treno della memoria, che ripercorrendo le tappe storiche del viaggio della traslazione giungerà a Roma conducendo idealmente le spoglie del caduto. Questa fase culminerà con la solenne manifestazione del 4 novembre presso l'altare della patria alla presenza delle più alte cariche istituzionali. Questo viaggio, per il quale si deve gratitudine alle Ferrovie dello Stato e alla loro fondazione, proseguirà verso il sud Italia, mai toccato prima dal convoglio, per quello che vuole essere un abbraccio unificatore all'intero Paese. I dettagli di questa attività, della speciale mostra che verrà realizzata a novembre al Sacrario delle Bandiere, dell'emissione filatelica predisposta grazie al MISE e della realizzazione, grazie al MEF tramite l'Istituto Poligrafico dello Stato, di un conio celebrativo, sono in corso di finalizzazione e troveranno adeguata descrizione nei prossimi mesi.
Numerose anche le iniziative collaterali per una serie importante di eventi che, con la necessaria attenzione alle condizioni sanitarie e il fondamentale supporto istituzionale, suggelleranno in modo indelebile i 100 anni di uno dei simboli più puri e sorprendentemente moderni sui quali poggia il nostro concetto di unità nazionale. Grazie, signor Ministro. Interviene...